tutti gli uomini hanno lo spirito e ricercano il bene comune. Ragionamento fuorviante. Infatti, se tutti gli uomini hanno lo spirito, non tutti considerano come bene comune la stessa cosa. Confusione, dunque, contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. I due modi di agire per il bene comune. E l'esempio del Concilio Vaticano II. L'orientamento spirituale delle persone può essere riconosciuto ricostruendo le intenzioni effettive delle loro idee quando parlano o agiscono per il bene comune. Sostanzialmente, gli spirito neutri e gli spirito armonici partono dalle condizioni della realtà, precisamente dalle condizioni della popolazione, per risolvere o migliorare qualcosa. Anche gli spirito avversi dicono di fare altrettanto, ma operano imponendo alla popolazione semplicemente la volontà personale. Non però direttamente, altrimenti si accorgerebbero dei dittatori che sono, ma attraverso un sogno ideologico che hanno già fatto circolare nella cultura della società, in modo da preparare la popolazione. Come detto, l'obiettivo non è quello di risolvere o migliorare, ma quello, sconosciuto razionalmente agli stessi organizzatori, solo di distruggere lo status quo. Insomma, c'è chi parte dalla realtà per riparare o costruire qualcosa, e chi parte dalla possibilità di cambiare la realtà semplicemente per cambiarla. Infatti, la previsione dell'applicazione dei loro progetti, la previsione dei loro risultati effettivi, porta alla conclusione di una imposizione di un cambiamento senza i benefici promessi e con l'inevitabile aggiunta di qualche complicazione ulteriore. Insomma, alla fine, per la popolazione, sarà solo un cambiamento dei problemi. Loro saranno contenti perché avranno distrutto la situazione del momento. Invece, tutti coloro che subiranno i cambiamenti saranno molto meno contenti. È quanto avvenuto, per esempio, col Concilio Vaticano II. Sin da subito, sin dall'inizio, non stava scaturendo una chiesa più cristiana, più cattolica, più papista, ma il contrario. Un contropapismo, un controcattolicesimo, un controcristianesimo, fino alla controreligiosità e alla controspiritualità odierne, che erano gli obiettivi già di Paolo VI, solo che nella sua bonarietà ideologica non aveva considerato gli effetti paralleli a livello umano, ossia la perdita di valore dell'uomo e della società a livello mondiale, che erano conseguenze inevitabili alla sua vagheggiata nuova chiesa cattolica. Esempi contemporanei di movimenti spirito avversi. In campo politico inteso come azione sulla società, si può certamente citare il cosiddetto ipernazionalismo nazista e fascista di neanche un secolo fa, che in realtà era anti-etero-nazionalismo, perché era rivolto più contro le altre nazioni che a favore della propria. Chiusa parentesi. Ma subito dopo questi
si distinsero chiaramente due filoni di attività ideologica sulla società. Primo, a partire dagli anni 50, quello del superliberismo economico. E a partire dagli anni 70, quello del progressismo dei partiti di sinistra, che si è poi pienamente manifestato dopo la caduta del muro di Berlino. Caso degli ideologi politici. Facciamo una premessa sui partiti di destra. Questi partiti non hanno ideologie definite. In genere si limitano ad appoggiare l'imprenditoria e il liberismo economico in modo più esplicito rispetto ai partiti di sinistra. In genere le persone dei partiti di destra sono degli spirito neutri, ma di quelli opportunisti per interessi economici individualistici, personali. In genere sono di corte vedute, assolutamente disinteressati allo sviluppo di idee politiche che li possano impegnare in progetti sociali, che li distoglierebbero dagli interessi personali. Insomma, le persone dei partiti di destra sono degli individualisti e culturalmente ignorantoni. Basti considerare che la regione Lombardia, in 20-30 anni di governi di destra, non ha mai organizzato nemmeno un premio letterario per gli autori con idee politiche diverse da quelle di sinistra. Per quanto riguarda i partiti di sinistra, prendiamo ad esempio l'ideologia immigrazionista in Gran Bretagna degli anni 70. Pronti? Questa è la confessione di Peter Hitchens, che è un giornalista di sinistra. Il seguente articolo sull'immigrazione di massa, la sua storia e la sua importanza è stato pubblicato sul Mail di domenica 31 marzo 2013. È sostanzialmente una confessione. Attualmente questa confessione si trova sul blog personale di Peter Hitchens. Questa è la traduzione di quanto si trova nel suo blog. La confessione comincia così. Era questa la Gran Bretagna? Questa era Boston, nel Lincolnshire. Adesso parlavano portoghese nei pub, polacco nei caffè, lettone ed estone sugli autobus. Se fossi caduto nel fiume e avessi gridato aiuto, non sarei nemmeno stato sicuro che qualcuno avrebbe capito. Questa trasformazione è stata più uno shock, più inquietante e sconcertante. E questo tendeva ad essere l'atteggiamento dei residenti più anziani. Non rabbia, odio o ostilità. Non siamo così. Ma sconcerto che una cosa così grande potesse essere esplosa nelle loro vite pacifiche senza che nessuno li avvertisse o chiedesse loro il consenso. La più grande migrazione di massa della nostra storia ha avuto luogo. Ed è stata, almeno in parte, colpa mia. Di Peter Hitchens. E adesso, dopo la presentazione del quadro generale, comincia a fare una ricostruzione storica di quanto avvenuto. Quando ero un marxista rivoluzionario, eravamo tutti a favore di quanta più immigrazione possibile. Attenti. Non era perché ci piacessero gli immigrati, ma perché non ci piaceva la Gran Bretagna. Abbiamo visto gli immigrati da ogni parte come alleati contro la società seria, conservatrice, che era ancora il nostro paese alla fine degli anni 60. Allora, Peter Hitchens è nato nel 52 e quindi alla fine degli anni 60 aveva 19 anni. Era un diciannovenne
che detestava la Gran Bretagna del suo tempo. E ci sta, ma vede gli immigrati come uno strumento per distruggerla, uno spirito avverso al suo paese, che vede negli stranieri il modo migliore per distruggere il suo paese. Inoltre, ci piaceva sentirci, così superiori alle persone sconcertate, di solito nelle parti più povere della Gran Bretagna, che hanno trovato i loro quartieri improvvisamente trasformati in presunte comunità vivaci, che era l'appellativo con cui chiamavano i quartieri multietnici. Comunità vivaci. Se osavano esprimere le più blande obiezioni, li chiamavamo bigotti. Gli studenti rivoluzionari, quelli di sinistra, non provenivano da zone così vibranti. Un altro modo per chiamare i quartieri multietnici. Siamo venuti, per quanto ne so, principalmente dal Surrey e dalle parti più belle di Londra. Potemmo vivere in luoghi vibranti per alcuni anni, di solito squallidi, tra prati non tagliati e bidoni della spazzatura traboccanti. Questo è lo stato che lui denuncia che erano diventati i quartieri multietnici. Ma lo abbiamo fatto come transitori irresponsabili e senza figli, ossia come turisti, non come proprietari di case o come genitori di bambini in età scolare o come anziani che sperano in un po' di serenità alla fine della loro vita. Quando ci siamo laureati e abbiamo iniziato a guadagnare seriamente, generalmente ci dirigevamo verso le costose enclave londinesi e diventavamo estremamente esigenti su dove andavano a scuola i nostri figli, una scelta che negavamo felicemente ai poveri urbani, quelli che deridevamo come razzisti. Che cosa sapevamo o che ci importava della grande rivoluzione silenziosa che già allora cominciava a trasformare la vita dei poveri britannici? Per noi significava che il patriottismo e la tradizione potevano sempre essere etichettati come razzisti. Patriottismo e tradizione era una cosa che volevano distruggere e chiunque li difendeva li etichettavano come brutti, sporchi e cattivi. E significava anche servi a buon mercato per la nuova ricca borghesia per la prima volta dal 1939. E questa è una nota interessante quando indagheremo gli spirito avversi superliberisti. Così come ristoranti a buon mercato e, in seguito, muratori e idraulici a buon mercato che lavoravano in nero. Non sono stati i nostri salari ad essere depressi o il nostro lavoro ad essere stato prezzato fuori mercato, ossia a ribasso. Gli immigrati non facevano il tipo di lavoro che facevamo noi. Nella quarta parte si completa l'indagine su Peter Hitchens. Ci sentiamo, indagatore. Ehi, indagatore, qua c'è il prossimo video.